Presentato a testa di lepre il progetto dell'Ecomuseo di Roma Caput Mundi, promosso dall'Associazione Cornelia Antiqua su iniziativa del Ministero dei Beni Culturali, che prevede la valorizzazione del territorio attraverso i beni immateriali. È stato un progetto venuto così, piovuto un po' tutto di corsa, ma ci ha trovato pronti perché già stavamo lavorando su un progetto di percorsi naturalistici e quindi, saputo questo progetto, siamo entrati a pieno titolo, diciamo. Del territorio materiale ce n'è abbastanza, quindi ci siamo trovati subito all'interno. Una storia importante, la storia dei nostri padri, di chi è venuto su queste terre, le ha dissodate e ha creato quello che troviamo adesso. E quindi credo che sia non solo una naturale bellezza, ma grandi aziende agricole che in qualche modo hanno, diciamo così, riscattato quello che è l'agricoltura nel tempo, con tutti i suoi bisogni, con tutte le sue esigenze, perché oggi le piccole aziende ormai non esistono più. Questa è un'iniziativa che porterà vantaggi a tutto il territorio di Testa di Lepre, ma anche al municipio 14 che confina con la frazione del comune di Fiumicino. Un progetto che sta cercando di raccogliere in sé tutte le energie più positive del territorio, che può dare un orizzonte comune nella scoperta dell'importante storia che è raccolta in questo territorio e nelle tante persone che ogni giorno cercano di riportarla alla luce. L'ecomuseo invece coincide con il territorio da preservare, cioè tutto il territorio dell'ecomuseo diviene un museo. Questo che significa? Che i punti maggiori, cioè i punti dei siti archeologici, ma anche, non so, una struttura degli anni 30, un bosco da proteggere, tutto questo diviene un patrimonio da preservare, da valorizzare e soprattutto da trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti.